Ora, innanzitutto vi ringrazio di essere venuti e vi ringrazio di avermi invitato. Io sono Riccardo Orlandi della Tannen Records e mi hanno invitato per, suppongo, parlare del ritorno comunque della commercializzazione del vinile nel 2014 o comunque in questi anni, in quanto io 4 anni e mezzo fa, 5 quasi, ho iniziato un'etichetta discografica, appunto la Tannen Records. Con un intento, sono partito subito con l'intento di voler commercializzare in Italia vinili. Ovviamente quando si parte con un progetto si parte con tutto l'entusiasmo e i sogni del caso, che sono utili, però alle volte vengono abbattuti nel giro di pochissimo, in quanto ho fatto la prima uscita, che erano un gruppo di Livorno, i Bad Love Experience, mi ricordo, che avevo conosciuto in un tour, perché al tempo suonavo, li avevo conosciuti in tour, avevamo fatto questo disco, era uscito in CD, mi interessava molto provare a pubblicarlo in vinile. L'abbiamo fatto, solo che chiaramente non avevamo un'idea di cifre, numeri, cioè poi era buttarsi nel vuoto, e l'unica cosa che mi guidava era un po' l'idea del sogno, comunque l'idea del venderà sicuramente 500 copie in tutta Italia, cosa vuoi che siano, venderà in un attimo. Però non andò così, non andò così. Le vendite furono molto ridotte, solo che la voglia è rimasta, cioè, la voglia è rimasta, e ho pensato tipo, dobbiamo trovare un modo per continuare, facciamo anche una seconda uscita, fino a quando cioè, ho deciso di fare una piccola parentesi dell'etichetta dove facevo dei CD, per vedere un po', testare e dire: è proprio difficile avere un'etichetta in Italia o è difficile provare a commercializzare il vinile? Ho fatto due o tre uscite in CD che sono andate decisamente meglio, anche perché ho giocato in casa, ho fatto dei gruppi di Verona dove sono io, quindi tra amici o comunque release party fatti in città, comunque una cosa molto familiare, è andato bene, nel senso che solo che non mi entusiasmava, cioè quando mi arrivavano i CD in magazzino non provavo lo stesso interesse, la stessa gioia di quando mi arriva un vinile o di quando ascolto un vinile. E quindi mi è un po' rimasta lì la voglia di provare di continuare. Ho preso delle bastonate perché comunque anche successivamente ho suonato con un gruppo di Bologna che si chiama 40 Winx, che al tempo erano cioè, abbastanza conosciuti, riempivano i locali a Bologna, dovevano andare comunque anche già al tempo, quando comunque non c'era, cioè, internet non era così sfruttato, erano riusciti a farsi tour in America, in Giappone, cioè avevano dei tour manager internazionali che li seguivano ed erano molto conosciuti. Ho detto: ho fatto l'Italia, li conoscevo perché ho studiato a Bologna, mi hanno chiesto di suonare la chitarra con loro per un periodo, hanno fatto il disco nuovo, ho detto beh, proviamo, cioè, questi qua comunque potranno vendere, e comunque non andò veramente bene. Ed erano tutte esperienze in realtà implicite o comunque non volute ma necessarie per capire effettivamente cosa significa stampare e pubblicare vinili in Italia in questi anni, perché comunque si parte con l'idea: sì, ormai il vinile è tornato, pubblichiamolo e andrà sicuramente bene. In realtà non è assolutamente così. E la svolta, diciamo, che mi ha istituzionalizzato come etichetta che fa vini in Italia è venuta quando, 3 anni fa, o sì, 3 anni fa, sono entrato in contatto con un gruppo, gli Aucan si chiamano, che fanno elettronica, dubstep, diciamo, e dovevo stampare, cioè, ci siamo messi d'accordo, dovevo prendere in mano la versione del vinile. E lì è sempre la solita idea: proviamo, tentiamo un'altra volta, magari con un gruppo che gira un po' più spesso in Europa, e a tour internazionali e a un genere comunque magari un po' più attuale, perché in quel periodo proprio c'era un po' il ritorno, il lancio un po' della musica elettronica, c'era già avvenuto all'estero, stava arrivando anche noi come sempre un po' in ritardo. E ho detto: proviamo. E è andata bene, nel senso che quella è stata un'uscita che non ha, cioè non ho finito le copie, ne sono rimaste pochissime a casa, però comunque ricoperti i costi, ricoperto tutto quanto. Ma non è questo l'importante, l'importante è che in quell'occasione lì sono entrato in contatto con Enrico Molteni di Tempesta, della Tempesta Dischi, che è un'etichetta che immagino conosciate, che comunque ha un interesse da parte del pubblico al giorno d'oggi in Italia.
E lui mi chiese, siccome è un'etichetta che funziona in modo un po' particolare, nel senso che loro sono un collettivo di artisti, quindi diciamo che curano più a chi affidare, cioè stanno più attenti a chi affidare un po' il prodotto, cioè magari sentono il distributore del CD se ha intenzione di stampare il CD e pubblicarlo. In quel caso io avevo questo accordo con Audioglob, il distributore di Firenze con il quale lavoro. Io come pubblicazione di vinile e il distributore come distributore nazionale eravamo in questa unione sulla quale Tempesta ha fatto affidamento per la stampa dei vinili, sia di dischi nuovi, ma aveva anche tutto un catalogo di dischi comunque molto conosciuti che non erano mai stati messi su vinile. Allora in quel caso lui si è mostrato interessato alla cosa, ha detto guarda, se vuoi, al di là delle nuove uscite che te le affido volentieri, facciamo anche tutto quanto, cioè quello che ti interessa del catalogo vecchio. Allora ho avuto un momento, in quel momento lì è stato un momento cruciale, perché ho detto sì, a me ci sono molti gruppi che possono interessare, altri che magari non sono il gruppo che reputo interessante o comunque del filone che avevo intenzione di seguire io. E ho avuto una situazione, un momento di decisione su cosa combinare. Decisione, indecisione, diciamo, per... cercavo di capire se diventare, cioè se continuare a essere un'etichetta di genere, cioè comunque che è la prerogativa delle etichette musicali, cioè l'etichetta jazz, l'etichetta elettronica, l'etichetta metal, cioè proprio etichetta, come dice il termine stesso, oppure sfruttare il fatto che in Italia tutte le etichette esistono, pochissime fanno il vinile, e diventare un'etichetta di formato. E ho scelto di fare questa scelta, questa esperienza. E da quel momento lì ho iniziato a pubblicare gran parte dei vinili di Tempesta. È stato, diciamo, un grosso lavoro nel 2012, metà del 2012 è stato dedicato a queste pubblicazioni, e tra l'altro con dischi nuovi che stavano uscendo, quindi disco nuovo, non so, del Teatro degli Orrori, seguilo, però nel frattempo cura le grafiche, il master del primo disco, però anche il secondo bisogna andare a stampare, quindi è stato un anno molto intenso. E soprattutto la fortuna in quel periodo lì è stato che il mio distributore ha colto, diciamo, ha assaporato che comunque alla peggio con quei titoli lì non sarebbe andato sotto con l'investimento, alla peggio sarebbe andato in pari. A lui chiaramente conveniva investire in prima persona sulla produzione, perché così si prendeva una percentuale anche sulle copie del banchetto delle band, cioè era come se fosse una seconda etichetta. A me conveniva perché con tutto un catalogo, cioè si parlava comunque di almeno 15 dischi, 20, 3, cioè c'era una serie di dischi in cantiere sostanziosa, e al tempo non sarei riuscito a investire, cioè a far uscire 8 dischi contemporaneamente, perché è un investimento grosso. Era abbastanza sicuro, però comunque è un rischio che al tempo non avevo intenzione di correre. E il mio distributore si è offerto appunto di dire: investo io sulla produzione, tu segui appunto la parte esecutiva e ci dividiamo le percentuali di vendita. Questo ha permesso di, cioè per me è stato probabilmente un sogno al momento, ho detto cavoli, prima facevo fatica a vendere 500 copie, adesso ho un sacco di titoli da poter sviluppare devo seguire solamente la parte, cioè solamente che è la cosa che a me diverte di più. Vabbè. Che è la parte che mi diverte di più, cioè la parte esecutiva, cioè curare come deve essere fatto il prodotto. Non so, il primo disco è il Teatro di Orrori, che era comunque un disco di culto comunque degli ultimi anni, deve essere fatto in un certo modo, perché comunque, quindi numerato a mano, 500 copie, con un libretto molto curato, con la copertina in serigrafia, cioè con la copertina serigrafata. E quindi è tutta la parte più divertente. Quindi ho detto, ottimo, io seguo questa parte, il mio distributore segue tutte le spedizioni, cioè le spedizioni al gruppo, comunque ai negozi e all'investimento. Io devo solamente decidere che dischi fare di quelli comunque conosciuti, curarne l'aspetto estetico e comunque il master, comunque la produzione esecutiva, e vederli, e creare un sito e vedere come vanno i negozi. E questa cosa ha scatenato un altro fenomeno, nel senso che pian piano continuavo a buttare fuori questi dischi di richiamo nazionale, e se la stava già inconsciamente creando la nomea del fatto che la Turner Records stesse diventando un'etichetta che cura i vini in Italia. E nel frattempo io comunque qualcosa di mio, tipo di gruppi di Verona, di amici che magari mi piacevano, li facevo anche in CD. Adesso io fai conto che ad oggi sono a 56 vinili in 4 anni, quasi anche qualcosa di più, e
ho fatto 13 CD, quindi comunque un rapporto, cioè li ho fatti, adesso non vorrei neanche più farne, però ogni tanto serve magari mettere in un CD, tipo l'ultima uscita dei Calibro 35, che è una colonna sonora, e era importante che uscisse in vinile, e mi ha fatto un vinile curato bene, 500 copie numerate a mano, con le edizioni colorate che dopo vi racconterò, e una parte chiaramente in CD, un minimo, andavano fatte. Io non volevo, poi ho detto ma sì, dai, non cambia niente, comunque verranno vendute, facciamo, però preferisco non farle rientrare nell'estetica dell'etichetta, cioè, perché comunque in questo momento sto lavorando sul fatto che in Italia probabilmente serve una aggregazione di formato, fondamentalmente. E quando quindi continuavo la produzione con i dischi comunque più conosciuti, e nel frattempo sui miei dischi mi stavo informando con i vari uffici stampa, e ho lavorato con Rossana Pitbellula, che è questo ufficio stampa di Milano, con il quale ho lavorato diverse volte per i CD. Però nel frattempo mi ricordo che ho detto: guarda, io adesso ho un po' un impegno in questi mesi qua, perché esce il nuovo disco di Calibro 35, dopo sempre in ambito strumentale c'ho Ivano Padano e Ronin, e ho detto: aspetta un secondo. Mando la mail a tutti quanti, e nel giro di 2 giorni avevo già chiuso i contratti comunque gli accordi per fare anche quei dischi lì. I Calibro 35, poi ho detto: guarda, dobbiamo avere una sorta di riferimento per tutti i nostri dischi in vinile passati, aveva lì altro lavoro. E quindi è stato tutto un susseguirsi di vicende, di fortune anche, comunque, che hanno portato a fare una serie di avere un ritmo di produttività estremo. E soprattutto una identificazione molto molto particolare, perché comunque un'etichetta che cura solo un formato è un fenomeno molto unico, cioè molto strano. Perché comunque si collega molto alla cultura italiana, comunque al senso dell'acquisto musicale, o comunque della fruizione della musica, proprio a livello di acquisto e di possesso del disco, che è molto molto diversa rispetto a un'Inghilterra o America o comunque ai paesi del Nord Europa. Infatti in tutti quei paesi lì ogni etichetta cioè l'uscita fa magari meno uscite, però fa CD vinile digitale, perché comunque sa che può rientrarci con, bene o male, mi auguro, rientra con tutto, quindi offre tutto il pacchetto completo, e ogni etichetta cura quella sezione lì. Qui invece sono numeri particolari, e adesso qua c'è un altro discorso, perché dopo aver fatto anche tutti i dischi dei Calibro 35, e quindi avevo Tempeste, Calibro 35 più nuove uscite, che sfruttavo i nomi con cui stavo lavorando per magari fare qualche uscita di gruppi che al tempo avrebbero venduto poco all'inizio, però magari dopo, sfruttando questi nomi, quindi le visite sul sito, si era creata una catena, diciamo, un fenomeno per il quale vendevano anche di più. Si parla comunque di 300 copie, non numeri da capogiro, però comunque qualcosa si riusciva a spingere anche solo su vinile. E è successo che nel momento in cui mi sono sentito un po' il punto di riferimento per questo formato, ho iniziato, ogni volta che magari andavo in macchina con un amico e lui magari metteva su un disco, che poteva, soprattutto anche dischi degli anni 90, subito pensavo: ma cavolo, ma questo qua, ristamparlo, metterlo su vinile, come potrebbe essere? Allora lì facevo le mie ricerche dopo su internet, cioè le ricerche sul web, e vedevo che magari quel disco lì era stato stampato in pochissime copie nel 94, e non hanno più ristampato, quindi le uniche copie esistenti, se le trovavi, le trovavi a prezzi assurdi, tipo comunque dai, 200 euro, 300 euro. E quindi ho detto: beh, magari fare una ristampa di 500 copie, curandola bene, magari con una sorta, mettendoci un appiglio un po', insomma, con un libretto dentro, una spiegazione, cioè consacrandolo un po' come ristampa, magari riusciamo a fare qualcosa di riportare dei dischi, dargli valore a dischi che magari adesso sono, sì, conosciuti, ma rimasti a quegli anni là. Ed è così che sono entrato in contatto con Universal, con l'idea molto ambiziosa di fare un box, proprio un box vinili di CSI, proprio tutti i dischi ufficiali di CSI, che sono 5, ristamparli e collezionarli in questo box, che comunque avevo a casa, ho dei box di altri gruppi, cioè di gruppi dei Noi, o comunque gruppi krautrock. Mi ero ispirato, cioè è bello, nel senso, per una persona che magari, soprattutto adesso con il ritorno, sì, con l'interesse per il vinile che sta tornando,
È interessante come operazione. Cioè, personalmente io, a me dice sì, piacciono, ma non sono mai stato un fan sfegatato. Se avessi trovato un box, dice sì, l'avrei comprato, perché comunque è un acquisto che faccio, ce l'ho a casa e ho tutti i dischi sistemati, magari con un libretto. Insomma, era un'operazione che trovavo comunque interessante. Allora, sono andato all'università, nel senso, ho dovuto fare tutta una serie di telefonate, insomma, perché ero molto convinto della cosa, perché sennò avrei mollato dopo le prime due telefonate che non riuscite. Però alla fine ha giocato molto il fatto che avevo già un progresso comunque di tante uscite con nomi comunque conosciuti, quindi una affidabilità l'avevo comunque costruita anche senza accorgermi, perché è stato tutto molto immediato. E sono andato a Universal e abbiamo concordato questa uscita del box, solo che mi trovavo con il distributore che in quel momento aveva accusato il colpo di Fnac che chiude alcuni grossi. Alcuni grossi negozi che comunque hanno chiuso, Media World che aveva dichiarato proprio in quei giorni che non voleva più trattare con indipendenti, ma solo con materiale delle major, catalogo delle major, e quindi si è trovato con tutti i resi, tutti i dischi che erano fuori insoluti, quindi tipo, cioè, si è trovato praticamente coi piedi, cioè, alle asse, come si dice. E quindi mi ha detto: guarda, l'idea è bella, noi, cioè, sicuramente venderà, sicuramente andrà bene, però non possiamo supportarti in questa cosa a livello economico. E io ho subito detto: cavoli, sono arrivato proprio in questo momento, è un investimento ambizioso, perché comunque sono 5 dischi, più un libretto, più pagare la licenza Universa, cioè era una parola di migliaia e migliaia di euro. E come sempre, cioè, avevo appena imparato un po' come funzionava il disco singolo, adesso per me fare il box, quindi comunque da venderlo a 100, 130, 140 euro, era di nuovo un'altra sfida. Ho detto, cioè, se fosse il disco singolo potrei anche azzardarlo, tanto comunque ho già un po' capito come può funzionare. Il box era come partire da zero. E quindi ho detto, proviamo a farlo comunque in qualche modo. Allora l'ho lasciato un po' lì in stand-by, sempre con l'idea di cosa faccio e cosa non faccio. Alla fine ho detto, proviamo. I CSI avevano già, alcuni membri di CSI avevano già dei progetti paralleli che avevano sfruttato MusicRaser per arrivare a ottenere i fondi necessari per andare in stampa, e ho detto proviamo, nel senso, piuttosto di non farlo e piuttosto di perderci, cioè se si fa male, piuttosto di perderci, chiudere baracca e burattini e andare a casa, proviamo questa soluzione. Abbiamo fatto con finanziamento con MusicRaser, è andato molto molto bene e siamo andati in produzione. Questa cosa a sua volta è stato un lavoro enorme e ci ha portato via tantissimo tempo, però ha aperto la porta con Universal, e quindi lì mi ha iniziato tipo a mettere giù una serie di uscite di vinile, soprattutto di robe vecchie, di dischi del passato, che meritavano una ristampa o comunque una ripubblicazione. E così ho aperto anche quel canale, e una volta aperto quello, adesso bene o male mi sento abbastanza libero di poter scegliere un po' quello che mi pare, perché comunque il canale, adesso ho chiuso un accordo con la Sony, insomma. Ma perché tutto questo? Perché i numeri dei vinili in Italia, si dice sempre è tornato il vinile, è tornato il vinile, sì, è tornato, ma sopravvive, cioè non è che è tornato in maniera cioè, arrogante o comunque cifre interessanti, ed è un po' un'assurdità per me, nel senso che l'etichetta cosa deve aspirare? Più, cioè un'etichetta come la mia, di formato, è la cosa che... Sono già molto molto orgoglioso e soddisfatto di come sono andate le cose, però è chiaro che a livello di mantenimento e di soddisfazione, il mio sogno è quello di arrivare a vendere molti più dischi, non so, anziché 1.000 o 500, arrivare a venderne 5.000, 6.000, 7.000, quindi il mio sogno è quello, però nel momento in cui dovessi arrivare a quel tipo di sogno, mi tolgono il giocattolo dalle mani. Quindi il mio sogno è anche la mia rovina allo stesso tempo, quindi fondamentalmente è particolare perché devo sempre rimanere in un range che mi stia bene, cioè, quindi se sto sulle 500.000 copie va benissimo, però per me è già il massimo, perché se inizio già a essere 1.500, allora è chiaro che Universal o chi detiene il master può dire: aspetta, magari me lo faccio io, perché è più sensato. Solo che questo è un grande punto, secondo me, di interessante sul ritorno del vinile, perché finché sei su questi numeri, sono numeri che non interessano le grosse realtà, e quindi le affidano volentieri a un'altra persona, e è per questo motivo che la Tana Records è diventata fulcro, comunque il centro di molte etichette si affidano a noi, tipo noi facciamoci di va di fare il vinile, ma ascoltiamo, sì, ok, va bene, però
Per noi sono investimenti comunque, cioè lavorando su 500 copie, sì, il vinile costa molto di più da fare, però non ho da valutare l'ufficio stampa o comunque la produzione, il master, lo studio, le foto, cioè è solamente tipo dire ok, mi dai il master in mano, cioè, sistemiamo le copertine, le sistemo anch'io e andiamo in produzione. Io pago dal momento in cui mi ricevo il master in mano. No, paghiamo anche il master vinile. Nel momento in cui diciamo ok, facciamo il vinile, paghiamo il master vinile e dopo la produzione, SIAE e tutto il resto. Però prima non abbiamo nessuna spesa di produzione, cioè della produzione del disco, anche perché non potremmo permettercelo, perché comunque con, ben che vada, 500 copie ci possiamo permettere la stampa e se va bene ci guadagniamo il giusto per mantenerci come etichetta, mantenere il nostro lavoro, l'ufficio e poi poche altre cose e poter magari continuare con altre produzioni. Quindi sì, cioè, mi sono trovato comunque essere appunto un aggregatore di formato, però questo rispecchia il fatto che in Italia sì, il vinile c'è, ma con dei numeri molto contenuti. Molto molto contenuti. Mi sono trovato con soprattutto il vinile mi ha mostrato anche il lato nostalgico dell'operazione, nel senso che e soprattutto ha mostrato quanto frenetico e in movimento sia il mercato discografico attuale. Dove la gente non si appassiona più, fondamentalmente non c'è più tempo per appassionarsi alle cose, perché comunque un disco si ascolta il singolo su YouTube quando esce il disco c'è già in streaming la settimana prima, quando esce o c'è su Spotify o si trova da scaricare, lo si ascolta il giusto per ingasarsi un attimo, dire sì è un bel disco, questo pezzo è bello, i suoni sono belli, i più appassionati, se no nemmeno quello, e dopo il disco è già vecchio, cioè adesso un disco ha una durata di vita, una durata. Sopravvive per credo 1 o 2 settimane da quando esce. Una volta era diverso, chiaramente, una volta c'erano meno uscite, erano molto più sostanziose, e un disco rimaneva per mesi e mesi, se non anni. Cioè, e quindi questa cosa, cioè, mi ha fatto riflettere, nel senso che è tutto super frenetico. E mi rendo conto che quando faccio i dischi nuovi che hanno, cioè dischi in uscita ai giorni d'oggi, che hanno comunque un ufficio stampa, una realtà sotto che lavora bene, si riesce a lavorare, altrimenti è molto molto difficile. E soprattutto i dischi che vanno sono dischi comunque di gruppi che si sono affermati qualche anno fa. Cioè, non so, può essere gli Zen Circus, il Teatro degli Orrori, sono gruppi che comunque, o i Calibro 35, comunque anche fossero 7 anni fa che hanno iniziato l'attività. È già diverso. Un gruppo che nasce adesso deve avere dei requisiti veramente impressionanti per arrivare ad avere un riscontro concreto, un riscontro, parlando sempre di cifre molto, molto modeste, però comunque riuscire a venderle il giusto per potersi permettere tour o comunque una vita, devono comunque essere gruppi molto, molto impressionanti, diciamo. Infatti mi rendo conto quando lavoro su titoli degli anni 90, come adesso ho fatto uscire per il ventennale Catartica dei Marlene Kunz, i CSI, adesso andiamo avanti con le ristampe probabilmente di Verdena, insomma facciamo tutti i dischi che magari sono usciti al tempo e mi rendo conto di quanto sia proprio diverso, cioè c'è proprio uno zoccolo duro di appassionati che non aspetta altro, il massimo volume, ho fatto tutti i dischi di massimo volume usciti dagli anni 90 ai primi 2000 e hanno, cioè, si vede che, cioè, sia i dischi nuovi, ma soprattutto quelli vecchi, sono stati finiti nel giro di pochissime ore, perché comunque erano entrati al tempo, erano usciti ad entrare, perché comunque c'era un'attenzione diversa, una passione diversa. E quindi quel disco, tra l'altro, al tempo quei dischi non erano mai stati messi su vinile, quindi vabbè, tutte le problematiche che vedremo dopo sul riversare su vinile dischi del passato. Appena pubblicato la copertina e pre-order tutto quanto. Era nel giro di pochissime ore, si era venduto tutto, con possibilità di ristampare anche, solo che magari la Maggio del momento mi diceva fanno i 500, gli do la licenza per 500, però potevano tutto farne anche molto di più. E questo mi ha fatto molto riflettere, nel senso su effettivamente l'impressionabilità che ha un disco, comunque un gruppo, adesso rispetto a una volta. Adesso è come se
ci fosse la collettività delle cose. Cioè, un tempo ci si appassionava al disco e al concerto del gruppo. Adesso è come se esistesse, che è come se tutti i dischi, questa è un'impressione che ho avuto io continuando il lavoro, è come se tutti i dischi che escono in un mese fosse, facessero parte di una grande compilation, fondamentalmente, perché ti ascolti tre pezzi di un disco, due di un altro, due di quell'altro, magari dischi che escono lo stesso giorno, ti ascolti o a distanza di una settimana, ti ascolti insieme a un mese che magari hai cinque dischi nuovi da ascoltare e quello fa parte dei tuoi ascolti. E difficilmente ti appassioni veramente come i dischi che ascoltavo quando ero quindicenne o ventenne. E come anche dell'aspetto del live, cioè anche adesso il concerto esiste ed è importantissimo, e vedremo dopo anche legato alla questione del vinile, però si parla molto di più dei festival, cioè i tanti gruppi, cioè proprio siamo storditi cioè bulimici di cose, no? Cioè tipo dobbiamo avere il festival con 8 palchi, 70 band e da scaricare 8 dischi al giorno e tutto dobbiamo avere sempre, però questo per carità non è neanche male perché comunque, però comporta secondo me comunque, sì, proprio siamo sovraccaricati, non abbiamo neanche più e soprattutto non c'è anche più una sorta di selezione meritocratica, non so come definirla. Mi capita veramente di ricevere proposte di dischi che sono usciti in CD, che per carità è sempre tutto molto soggettivo, però sono dischi che reputo veramente cioè, improbabili, moltissimi di questi, ma moltissimi. Però comunque c'è cioè, internet, ha dato possibilità a tutti, è più democratico tutto quanto, questo secondo me comunque ha creato delle divergenze su quanto possa aver fatto bene o male a un mercato culturale. Comunque, questo sì, a me porta tantissimo lavoro proprio a livello, perché comunque come escono tantissimi dischi, cioè, ne ho comunque lavorando sia su dischi del passato che su dischi del presente, che su progetti futuri, che su ristampe, che su dischi finiti che hanno bisogno di stampe nuove, cioè, mi trovo anch'io nella frenesia più totale. E soprattutto cioè la mia, parlo come etichetta, il grosso impegno è il fatto che appunto per quel tipo di numeri e il tipo di lavoro è un sovraccarico di lavoro assurdo, nel senso che se si pensa a un'etichetta inglese, non so, prendiamo, non so se la conoscete, la Domino Records o la Warp, immagino siano comunque aziende da credo almeno 25 dipendenti o comunque sono aziende consolidate. E loro comunque hanno numeri decisamente diversi, quindi comunque fanno un'uscita ogni mese e mezzo, metto, con numeri molto più ampi, quindi tipo stampano migliaia di copie, quindi il costo a copia, il costo di produzione si abbassa notevolmente, c'è più guadagno e a livello anche amministrativo di fatture, spedizioni, tutto quanto è tutto molto più impacchettato, più grosso, più gestibile. E sono anche in molti di più. Noi invece siamo io e un amico che mi sta dando una mano e tra un po' entrerà con me in società nella cosa. Nel progetto, e in due a gestire pochissime copie di tantissime uscite, quindi è una follia. Le volte mi trovo veramente a dire, cioè non riesco neanche più a capire, cioè bisogna spedire questo, non so, 10 copie, la band li ha finiti, e quello, quell'altro, poi se magari arriva in ritardo di 2 giorni, la band si lamenta perché deve andare in tour. Quindi alle volte è il bello del lavoro che sto facendo, perché effettivamente mi trovo anch'io sovraccaricato e ho trasportato da queste uscite, che è quello che speravo. Però alle volte mi trovo anch'io nella situazione parallela del trovarsi a avere un sacco di possibilità e non godersene neanche una, che mi trovo a far uscire, come nell'ultimo mese e mezzo, 7 uscite in un mese e mezzo, che è un numero assurdo, e realmente non me ne sono goduta neanche una di base, perché comunque era tutto più tipo frenetico, arrivavano spedizioni, pacchetta, manda, cioè. Solo una sera mi sono seduto, mi sono messo lì, mi sono ascoltato con calma e vedere un po' e dire sì, è andata bene, sono contento. Però mi ricordo all'inizio, quando si fa un disco ogni mese e mezzo, è tutta un'altra cosa. Quindi diciamo che i ritmi del mercato discografico sono terrificanti al giorno d'oggi e permettono, cioè comunque a noi, dalla parte diciamo della produzione, di avere un lavoro, un sovraccarico di lavoro e comunque la parte della fruitore, una dispersione totale fondamentalmente. E, importantissimo nei prerequisiti, ecco, parliamo dei requisiti che deve avere una band per, secondo me, potersi permettere o comunque poter pensare di stampare un vinile, perché
Io effettivamente ricevo tantissime richieste da gruppi che vedono che il vinile sta andando, gli piace un po' l'idea e mi scrivono, dico, ti sentirebbe di fare, avremo intenzione di fare l'uscita in vinile, vorremmo fare anche il vinile, mi aiuti a fare il vinile? Allora, sì, se volete, cioè, vi do i contatti per farlo tutto quanto, però c'è un grande però, nel senso che il vinile non se lo possono permettere, non se lo può permettere chiunque, nel senso un CD, bene o male, è abbastanza accessibile. Tra amici, parenti, anche fosse si stampano, i costi di produzione sono bassissimi, molto bassi, anzi sono estremamente inferiori rispetto a un vinile. Si fanno 500 copie di un CD, si riesce comunque a dare. Invece il vinile è proprio per appassionati o neo appassionati del formato, ma più che del formato, di proprio appassionati di musica, dell'ascolto, perché comunque richiede un feticcio, un gusto per la copertina, il fatto che non lo presti facilmente, non te lo trovi in macchina spaccato per terra, cioè è proprio una cosa che ti tieni, che te lo ascolti, poi l'ascolto è proprio quello che la vinile a me piace perché mi riporta come era l'ascolto una volta, tipo con le cassette, cioè si mette il lato A e si ascolta il lato A e si ascolta il lato B, quindi si dà più valore alla tracklist che adesso, cioè un gruppo, non so se suonate voi, però un gruppo che va in studio. Una cosa fondamentale che non so neanche quanto adesso possa essere fondamentale, ma immagino che comunque i gruppi, e spero che i gruppi comunque ci perdano del tempo, una cosa fondamentale è prestare molta attenzione alla tracklist, perché cioè, il disco nasce con l'idea di come parte, cioè come si inizia, come si sviluppa, come finisce, se c'è una pausa di intensità in mezzo, se c'è una. Cioè la scheda è una cosa molto importante, era una cosa molto importante, perché adesso fondamentalmente. Si parte, si ascolta il singolo e vabbè, si ascolta il singolo va bene, però quando si parte, si ascolta, lo sapete bene anche voi, si ascolta il primo pezzo, magari non convince più di tanto, si va al secondo, ma aspetta che c'è il terzo, che è quello, aspetta il secondo c'è questo, si perde completamente il senso, poi magari si affeziona alla canzone 9 e per una settimana quel disco lì è la canzone 9, cioè, quindi è. Esatto. Sì, però Anticipare un po' è però, esatto. questo fatto di Però è sempre questa frenesia. Invece, comunque, il vinile, sì, è vero che si può prendere la puntina e spostarla, però porta comunque un ascolto, cioè diviso il lato A e il lato B, e un ascolto più meditativo, non so come è, più godurioso, cioè si entra più, si entra, sì, a metà si gira, è proprio la pausa, la pausa atto 1, atto 2, non so come dire, quindi sì, quasi è un'opera. proprio esattamente, cioè. Questo però cosa comporta? Comporta che appunto i numeri sono diversi, perché quanta gente al giorno d'oggi ha veramente passione o interesse nel. Sì, ammetto che molte persone magari lo comprano anche perché è bello adesso avere il vinile, ci tiene comunque c'è anche un ritorno d'immagine del vinile più che di mercato o di passione all'ascolto, cioè il vinile adesso è la cosa che trendi, cioè nel senso uno compra il vinile, ah, c'avete il vinile, aspetta vado al negozio di dischi e compro il vinile. Che per carità va benissimo, però cioè, sono comunque, come ripeto, numeri particolari e essendo comunque numeri ridotti hanno un costo di produzione molto, molto, molto alto, cioè parlando di un vinile proprio singolo, grammatura normale, 150 grammi, che poi vediamo che è quello, con una copertina anche fosse in quadricromia e in celofanatura, quello più si ha si è già, secondo, cioè, si è già sui di 500. Ma, 500 copie sono già numeri per gruppi comunque conosciuti. Già 300 si fa fatica, per dire. Però un gruppo che dice io voglio fare il vinile, però ho il disco, non mi conosce nessuno, però questo disco in cui credo tantissimo, voglio farmi il vinile, magari parte con 300 copie, che non vendrà sicuramente, fa una fatica incredibile a venderle. E 300 copie, chiaramente i costi di produzione sono altissimi. E quindi tipo tra SIAE e tutto, per avere un vinile semplicissimo, quindi neanche vinili particolari deluxe, SIAE è sui 7 euro a copia, 7 euro e mezzo a copia, che è tanto, è veramente tanto. E anche perché dopo se lo vendi dal sito, cioè comunque se hai una vendita diretta puoi averci un ricavo del 100%, perché comunque mai più di 15 euro più IVA non puoi vendere, cioè un disco singolo è difficile. Se lo vendi invece del distributore hai 1,5 euro di rincaro, quindi comunque nella speranza di venderli tutti. È un guadagno, cioè è un rischio, nel senso se li vendi tutti è un guadagno che dici sì, non so quanto ne valsa la pena investire tutto questo sbattimento per avere questo tipo di ritorno. E
E soprattutto per una band la cosa più importante in assoluto, di là della, comunque un minimo di promozione, il fatto che comunque ci siano recensioni e tutto, è il suonare dal vivo, perché il vinile viene venduto tantissimo ai concerti. Questa è una cosa imprescindibile per una band. Io ho a che fare comunque con band già consolidate, quindi comunque hanno tour, anzi spesso dobbiamo regolare l'uscita del vinile in base a quando... A quando va in tour la band, però in tour ne vendono parecchie copie, cioè comunque, o comunque sì, la valutazione si fa anche in base tipo: ah, abbiamo questo disco, ah, ok, come siete fermi? Quando è? No, noi partiamo tra una settimana, facciamo un tour di quindi 2 mesi in Europa, poi torniamo, andiamo in Brasile, e dice: ok, ora ha già molto più senso. Perché il non suonare dal vivo per una produzione di vinile è un grosso freno, è proprio un grosso freno. Quindi diciamo che questa è una prerogativa molto molto importante. La seconda, comunque, un minimo di nome, bisogna averlo, e sono collegate le cose, chiaramente, è tutto un sistema collegato. Comunque ci vuole l'ufficio stampa che lavori bene, che permetta al disco di essere conosciuto e poterci fare poter sì che un ufficio di booking possa, agenzia di booking possa lavorare sulle date e in base a quello vedere come viene reagito, preso dal pubblico questo pacchetto e in base a quello fare, cioè, decidere se fare o meno il vinile. Da zero è un rischio. Da zero lo si fa in alcuni casi, tipo in alcuni progetti, tipo ho fatto uscire un progetto del chitarrista di massimo volume, quel chitarrista di After Hours e un altro musicista. Hanno fatto questo progetto difficilissimo all'ascolto, cioè molto sperimentale. Sì, rumorista, con anche un parlato molto, molto. Come si dice? Sì, è un disco difficile, a me è piaciuto e comunque ascolto musica da una vita, quindi ho saputo leggere, o comunque ho saputo appassionarmi al disco, però ammetto che mi sono messo su, se viene un mio amico a casa, metto su quel vinile, è un po' particolare. Però c'erano questi tre nomi, allora, questo è a livello passionale, dico ok, va bene, facciamolo, mi piace il disco, deve essere fatto, vorrei farlo. Ho avuto il via perché ho detto ci sono comunque 2 persone conosciute, nel senso sono chitarristi di gruppi conosciuti, ma al tempo stesso fanno anche progetti loro individualmente di musica sperimentale, uniti insieme va bene, nel senso 300 copie, il costo risicato, risicato, però cioè, è andato, nel senso che è andato bene. E quelle sono le piccole soddisfazioni che riesco a prendere ogni tanto, che comunque dire voglio fare, cioè, spesso mi arrivano anche dischi belli a ascoltare, cioè, nel senso quando sono a casa, però... devo sempre ragionare su questo tipo di schema, cioè è diverso, cioè già col CD, oh, è uno schema che un discografico deve comunque avere, chiaramente non è che può dire questo disco mi piace, però magari la band non prova una volta a settimana e l'idea di andare tour neanche la sfiora, tutti quanti hanno un lavoro e nessuno di loro ha intenzione magari eventualmente di mollare per spingere sulla... cioè delle garanzie di base devono esserci, sia per la major che per l'etichetta che fa il CD, Deve esserci comunque una garanzia di base. Nel mio caso deve esserci proprio ancora di più, deve essere, cioè, soprattutto deve essere una scelta molto studiata, deve essere cioè il progetto deve essere magari particolare. Poi c'è anche da dire che dipende anche da che nicchia affrontiamo, perché comunque mi sono infilato, diciamo, in questo mondo, in questa situazione. Dove mancavano i vinili? Io vengo da un passato di punk hardcore fondamentalmente e lì il vinile c'è sempre stato e credo ci sarà sempre ed è il formato per eccellenza, cioè c'è il vinile e vende tanto perché comunque c'è dallo screamo all'hardcore, al punk, è una cultura proprio legata, è una subcultura legata proprio alla fruizione, al concerto, alla aggregazione, alla familiarità fra i gruppi. Lo scambio di date, il tour insieme, tutto è possibile, no? Il DIY, i famosi DIY, do it yourself, cioè voglio un disco, le etichette indipendenti lo fanno, non c'è interesse nel dire voglio diventare chissà chi, è proprio tutto molto, è un aspetto meraviglioso della cultura. E in quell'ambito lì il vinile c'è e c'è sempre stato. Io ho fatto alcune uscite legate a quel mondo lì e tutte finite nel giro di poco, perché comunque nu i numeri ci sono. Di Zeus, che è un gruppo che non so se conoscete, basso e batteria, proprio hardcore, comunque quasi noise, ha venduto tutto, e parliamo di 1000 passacopie in vinile, perché viene proprio da quel mondo lì. Quindi esiste, quando ho iniziato a fare il lavoro, cioè con questo lavoro mi sono inserito in una fascia che era priva di attenzione,
sul vinile, perché esistevano i box vinili di Jovanotti o di Vasco, delle situazioni proprio 1.000 copie numerate che magari restano nei negozi per mesi, però per loro fare 1.000 copie devono magari farlo per contratto e comunque anche per immagine tutto le tengono nei negozi o comunque anche le vendono anche, oppure il mercato, diciamo, la passionalità dell'ambiente di do it yourself DIY. In mezzo non c'era questa cosa, nel senso era difficile trovare appunto il vinile del Teatro degli Orrori, anche se col primo disco venivano già più da quel filone lì, o altri dischi che mi sono messo comunque a fare. E quindi mi sono inserito, cioè ho dovuto creare un po' questo tipo di mercato, con cui capire un po' quali sono i numeri, perché dici un po' più in su esistono e hanno numeri più alti, un po' più in giù esistono e hanno numeri comunque alti, qui cerchiamo di farlo esistere perché. Però dove sono io c'è la totalità delle cose, c'è tipo tantissimi dischi con numeri, come dicevo prima, numeri un po' ridotti. E un altro aspetto nella scelta se fare o non fare il disco è appunto una cosa su cui mi trovo sempre molto in difficoltà, è la cosa forse più difficile di questo lavoro, è il cercare di far andare d'accordo la parte passionale dalla parte più prettamente concreta e economica della questione, perché forse per me io farei veramente, avrei fatto ancora più dischi e ancora più dischi di gruppi che mi piacciono molto, solo che bisogna sempre appunto rispettare questo un tipo di schema, un tipo di ragionamento che spesso abbatte ogni tipo di scelta passionale, e questo è brutto perché cioè è una cosa un po' avvilente, perché comunque si ritorna comunque a fare dei conti con una sorta di, cioè, appunto col mercato discografico, cosa che sarebbe bello, potesse essere più libero, più passionale. Ho dovuto rinunciare a tanti dischi, magari assolutamente interessanti, anche per una questione di dire mi piacerebbe farli, però dovrei partire dal CD e ho già, in realtà vado un po' fuori tema, diciamo. E sul vinile c'è tutta questa serie di valutazioni che spesso appunto rallentano il tutto. E quindi c'è questo scontro tra, credo che l'abbiano un po' tutti, un po' tutti i lavori, immagino, comunque dove bisogna investire e avere una sorta di ritorno, però in questo ambito qua proprio culturale, dove proprio diciamo investe anche tutto un aspetto passionale o emotivo di una persona, che in questo caso io che devo fare una selezione, è un aspetto molto, molto cioè, avvilente alle volte, perché comunque bisogna far andare d'accordo queste due realtà. E quindi si rinuncia alle volte a tanti dischi che magari si vorrebbe fare, e alle volte si fa anche il disco che non avresti mai pensato di fare, non è chiaramente il disco che dici non riesco ad ascoltarlo, però nemmeno il disco che avresti pensato di fare, però dici ha le vendite che possono andare e funziona. Un'altra strategia, diciamo, che vedo che funziona è partire col disco nuovo per poi pian piano buttare fuori i dischi prima che ormai non sono usciti. La sto facendo, l'ho fatta col Teatro degli Orrori, l'ho fatta con il Massimo Volume, la stiamo facendo con i Tre Leghe Ragazzi Morti, adesso, anche nelle ristampe, facciamo come con i Marlene Kunz, con i Verdena, credo, cioè tutti i gruppi comunque conosciuti, adesso con i Ronin, non so se li conoscete, esce il disco nuovo e riprendiamo probabilmente anche i dischi prima. Quindi c'è questa tecnica qua, cioè tu che sei appassionato al vinile adesso, in questi anni qua, e stai seguendo la musica, stai seguendo le vicissitudini frenetiche del mercato discografico, ti offriamo, cioè esce il disco nuovo, ti appassioni, però anche tra un mese se vuoi esce anche quello prima, sempre in copie limitate. E questo è un aspetto che funziona. E comunque che mi piace anche, perché comunque lavorare su. Io fondamentalmente lavoro su un catalogo vasto, cioè lavoro su un catalogo preesistente, cioè esistente. E quindi decido esattamente come impacchettare le cose, cioè esistono le ristampe, oppure i dischi nuovi, oppure le collezioni del Teatro degli Orrori, tutti i dischi, oppure esiste. Cioè, capire cosa fare, oppure potremmo fare tutto questo filone che fa tutti i dischi anni 90, rock indipendente anni 90, indipendente alternativo anni 90, li facciamo pian piano tutti. Quindi è tutto come avere accesso a un archivio, che è quello che faccio con Universal. Quando ho fatto uscire i dischi di CSI è stato bellissimo perché avevo tipo una quantità di archivio fotografico, comunque master e tutto quanto da osservare, analizzare, selezionare, ed era un aspetto meraviglioso.
Però è proprio è gestire anche capire come farli uscire magari tutti gli schemi massimo contemporaneamente, oppure dove magari le persone possono risparmiarci con la spedizione, oppure farne uno al mese, così si gioca di più sull'attesa, tutte tecniche, sì, di marketing fondamentalmente, però è anche bello proprio in questo tipo di lavoro il fatto che rispolveri cose del passato e le riproponi, decidi tu come riproporle, decidi come farle e soprattutto come impacchettarle. E questo è un altro aspetto. Perché soprattutto nelle ristampe che ho iniziato a fare con i CSI, la nostra intenzione è appunto quella di dire facciamo cioè deve essere una ristampa, deve essere una riconsacrazione del disco. Cioè non mi piaceva l'idea di prendere il disco, stamparlo così e buttarlo fuori. Deve essere una ristampa, deve essere un qualcosa, deve essere un far tornare. Deve essere un riuscire a far tornare cioè a riconquistare, mettiamola così, le persone che si sono appassionate. Cioè, bisogna sempre partire dal presupposto che lavoro con tantissime persone, tantissimi acquirenti che si sono appassionati al vinile da poco, da pochi anni, e con tantissime altre che in realtà il vinile lo seguono da sempre, perché comunque sono nati col vinile, o comunque hanno. Grazie mille. Assolutamente. E quindi stiamo. Guardate, bevo un goccetto. Se nel frattempo avete domande, fatemele pure, che così mi aiutate anche a capire un po' dove portare il discorso. Quindi dicevamo che la cosa più importante che per me è importante e mi sta comunque sto avendo un riscontro positivo, nel senso mi sta dando ragione, secondo me, è appunto mettersi nell'ottica di dire, mettersi nei panni del neoacquirente, cioè del neoappassionato, e dire, ok, è una persona che ha conosciuto i Marlene Kunz perché si è scaricato i dischi, perché magari era troppo giovane quando erano molto considerati, e si è scaricato il disco e esce catartica in vinile e vuole comprarselo perché è appassionato di vinile e vuole ricomprarselo, mi piacerebbe che fosse una sorta di sussidiario su quel disco. Quindi lo prende, sa che sono numerato, collezionato, cioè numerato a mano, un'edizione deluxe col vinile colorato, che dopo vi spiego anche questa. E dentro di solito in queste stampe qua facciamo, sento il giornalista di turno, un giornalista di rumore, o giornalista di Blew Up, varie testate nazionali musicali, riviste musicali, con i quali sono in contatto, con i quali magari ho stima, ho lavorato, sono persone con le quali so che ne sanno di quel disco, di quel periodo storico musicale, e gli faccio fare un excursus, diciamo, diciamo un bignami, mettiamolo così, del disco. Cioè, ho più dire, ok, quindi se uno compra il disco, sa, cioè, magari non sa nulla di quel disco, però gli piace, sa contestualizzarlo, sa capirlo a livello socio-culturale del tempo, di quando è uscito, il perché ha avuto un certo riscontro e qualche particolarità, qualche curiosità sul disco, che è un po' come facevano mi sono un po' ispirato alle serie, alle etichette jazz, comunque la Verve o la Blue Note, che nel retro di vinile c'è comunque la spiegazione di chi sono i jazzisti che si sono uniti a fare quel disco, come è stato registrato, le particolarità, c'è tutta una spiegazione o una recensione proprio scritta del disco. E l'ho trovata sempre molto affascinante come cosa, perché comunque sempre cioè, tornando sempre all'idea del vinile come un oggetto che ci frena, ci dice fermiamoci un attimo, godiamoci questo disco, siediti in questo mondo tutto di corsa, siediti, ascoltiamoci questo disco. È bello anche, esiste già la copertina grande che la puoi vedere, la puoi assaporare, i testi magari da leggere e tutto quanto, e c'è anche questo testo per quale magari mi immaginavo io la scena, io seduto sul divano che mi ascolto un disco e mi leggo anche, quindi entro proprio completamente anima e corpo nel disco. E abbiamo fatto così. E poi varia, nel senso che qui c'è, se io ho fatto tutto anche un libro con tutte le foto d'archivio, c'era un testo introduttivo su tutta la carriera di CSI, perché erano tutti i dischi raccolti, più chiaramente tutto lì era proprio impacchettare una carriera. Con il massimo volume mi ha fatto un'intervista, cioè tutte interviste sul disco, fatte tutti i componenti originali di ogni disco, le formazioni di ogni disco. E dove appunto parlavano di curiosità, situazioni vissute.
durante la registrazione o la pubblicazione, e le sensazioni che hanno provato loro quando hanno registrato il disco, perché è molto molto importante. E è stato importante anche quando adesso ho fatto uscire un mese fa Club Privé, che è il loro ultimo disco prima della pausa, che era, diciamo, l'ultimo disco che ho fatto uscire nel progetto Massimo Volume, perché ho fatto uscire l'ultimo e poi ho iniziato tutti quelli che erano stati messi su vinile, mi hanno fatti uscire, erano tre, Lungo i Bordi, Da Qui e Club Privé. E tutti quanti si vede come l'intervista interna, nel primo disco era entusiasmo proprio alle stelle, il secondo era più matura, quindi sì, è un disco molto più maturo, però sempre entusiasta. La terza ho avuto un attimo di dubbio, ma la pubblichiamo nel disco? No, perché ne parla malissimo. Il disco è un disco più controverso, quello che è il terzo che hanno fatto, e l'intervista che ho dovuto inserire era, cioè io l'ho messa per onestà, ho detto sì, anzi, perché è giusto che sia così, cioè è bellissimo, nel senso, quando mi è arrivato il disco in mano e l'ho ascoltato, si percepisce che per la critica, e anche secondo me, è il loro disco meno riuscito. Ed è bello anche leggere il perché, quindi vedere, cioè proprio si percepisce un disagio. Cioè proprio il cantante che dice che erano a restare a Milano, non ci stavano più dentro, stavano litigando fra di loro e lui è dovuto prendere a mezzanotte, senza niente nessuno, ha preso un treno, è tornato a Bologna, ha dormito lì e è tornato a Milano il giorno dopo perché doveva staccare e riprendersi. Sono tutte particolarità che aiutano a consacrare un po' il disco, a dargli un po' di valore, non so come dire, di magia. E ha fatto così, adesso tutte le ristampe che sto facendo adesso hanno questo come riferimento, può essere l'intervista, può essere l'excursus della band, o l'excursus del disco, oppure il mix di Malene Kunz, hanno intervista più anche tutta un'intervista esclusiva sul disco, più anche tutta una visione un po' generale dell'aspetto di Malene Kunz in quegli anni lì. E devo dire appunto che riscoprire queste stampe è la parte del lavoro che mi sta affascinando di più. Non c'è quella soddisfazione nel poter dire questo disco magari l'ho, non so, lanciato io, comunque ho contribuito al successo di questo disco, però c'è una riscoperta della cultura italiana, cioè il andare comunque a spulciare, non so, in Malene Kunz, cioè con tutti i dischi mi recupero con tutto un lavoro di ricerca non indifferente e non facile, però arrivo comunque a mettere mano su foto che alle volte sono incredibili, cioè foto magari dei Malene Kunz dell'89, che siamo dei bambini, cioè veramente siamo dei ragazzini, e contestualizzata, quindi capire come inserirlo, e vedo che questo, l'idea di avere un'etichetta di formato, quindi di vinile, mi sta portando sempre di più a fare questo lavoro di risemantizzare i dischi del tempo sotto questo punto di vista, anche senza volerlo. E mi trovo sempre di più a celebrare compleanni, fondamentalmente, perché e facciamo il disco dei Colle del Fomento per il ventennale della band, e poi facciamo il Catartica, anzi, tra l'altro vado a incontrare la band, parlo con Universal, chiudo l'accordo e quando vado dalla band faccio, tra l'altro il 14 maggio è il 20 anni fa, il 14 maggio era uscito Catartica, ah cavoli, cioè allora diventa il ventennale, facciamoci il compleanno. Poi mi scrivo i 99 Posse, facciamo, cioè mi entro in contatto con i 99 Posse, facciamo il doppio vinile perché è il ventennale, già, anche loro. Arriva adesso sto lavorando su un disco dei Litfiba, e non sono proprio Litfiba, è un disco dell'83 che si chiama Eneide, che non so se conoscete. Come? Maroccolo, sta bravissimo, quello lì. E mi ha scritto Maroccolo e mi ha proposto di mettere su vinile questo disco per il trentennale addirittura, allora festeggiamo anche i 30 anni e sto lavorando, questo è un mix, nel senso che è una sorta di ristampa ma anche disco nuovo, perché comunque è questo disco che hanno fatto nell'83, che non è un disco Litfiba in realtà, è un disco strumentale, è un disco new wave, sembra in alcuni tratti sembra tipo un disco di Cure fondamentalmente, infatti quando mi ha detto facciamo un disco Litfiba ho detto oddio, capiamoci un attimo, capiamoci un secondo, perché sì, magari potrebbe essere interessante sempre in vista della ristampa, del riportare alla gente dei vinili proprio come formato, curarli bene, farli bene, perché aiuta anche all'ascolto, all'approcciarsi all'ascolto, però ho detto Litfiba aspettiamo un secondo, cioè capiamoci un attimo. In realtà mi sono informato e anche appunto è il lato più bello del lavoro che faccio, proprio quello di arrivare a riscoprire
cose italiane che magari avevo. Considerate che io fino a prima di iniziare l'etichetta non ascoltavo musica italiana praticamente, ero esterofilo completo, cioè facevo una fatica proprio anche ascoltare il testo in italiano, cioè proprio ero ottuso da questo punto di vista, perché solo dopo ho iniziato, infatti ho iniziato con gruppi che cantavano in inglese, poi con iniziare a lavorare con Tempesta, mettici la voglia di poter continuare a lavorare su questo formato e anche l'idea di aprirmi e dire sì, perché no, proviamo a vedere, mi ha portato a conoscere delle realtà che mi hanno veramente entusiasmato, ma tantissimo, cioè cose che veramente alcuni dischi italiani mi hanno colpito 100 volte di più di altri dischi usciti magari americani o inglesi, cioè, anche e soprattutto come scelta, si dice sempre, perché non so, in Inghilterra, in America, ma c'hanno quel produttore, c'hanno quel, figurati con questa produzione, con questo, in cui sa anche studio l'hanno fatto, senti che suoni, ma c'hanno il wall of sound inglese, però effettivamente io ho ascoltato dei dischi italiani, magari registrati onestamente, che hanno un potere emotivo 10 volte superiore. Quindi, cioè, nel senso, esistono anche viceversa, soprattutto viceversa, però mi ha aiutato proprio ad appassionarmi, cioè, e soprattutto più c'entravo, più ascoltavo i dischi sotto un'ottica diversa. E in quel momento lì, iniziando anche a fare ristampe, ho riscoperto un passato che mi è piaciuto tantissimo, soprattutto, e mi piacerebbe continuare a scavare sempre di più. E più scavo, perché ogni giorno mi capita di comunque di andare su Discogs o su dischi o su siti di collezionisti e fare una sorta di ricerca, vedere quali, andando sempre più indietro, avrebbe senso di stampare. E più vado indietro, più scopro delle cose fenomenali. Scopro anche che alcune cose fenomenali sono appunto di nicchia e quindi sono già state ristampate, hanno già anche venduto e magari non si riesce. Però è proprio una tuffarsi nella, cioè mi ha diciamo aiutato un po' nel riscoprire, nel essere un po' più orgoglioso di una cultura italiana che spesso viene poco considerata, comunque maltrattata, non so come dire, poco considerata. Adesso sto iniziando, sempre, avendo così tante idee, diciamo, così tanto lavoro fondamentalmente da fare. C'è un caos di investimenti, nel senso che alle volte non capisco più niente di come fare, come non fare, e soprattutto il cercare di organizzare le cose, perché mi trovo ad avere i dischi nuovi in uscita, i dischi di ristampe, però le ristampe fatte in che modo? Perché? Perché per ora sono le ristampe di rock anni 90 e fin lì si crea una categoria, una collezione a sé. Quando a marzo di quest'anno, sempre con questa foga di dire voglio riportare i dischi e farli meglio, sono arrivato a fare la ristampa dei Colle del Fomento, Odio Pieno, che è questo disco hip hop del 90, nel disco del 96, il gruppo del 94, cioè si è fondato nel 94, e io non ho mai ascoltato hip hop in realtà, però anche in questo caso mi sono chiaramente molto appassionato, soprattutto ai dischi dell'epoca, perché comunque col senno di poi si vede come ci fosse proprio una sottocultura, comunque una cultura underground estremamente valida e interessantissima. E solo che parlando sono stato aiutato comunque per capire un po' come affrontare perché effettivamente il mondo hip hop, soprattutto di quegli anni, è chiusissimo, è una gang, proprio veramente una gang di persone chiuse e proprio pure, nel senso che quelli che sono finiti su Major, ok, quegli altri comunque che al tempo avevano dischi che giravano in cassettina e se no che l'hanno messo su CD o comunque erano molto, cioè, che se, proprio, la distribuzione è proprio passaparola, è proprio prestare la cassetta e virale, e al tempo virale era virale veramente, non virale su internet, proprio virale nel senso che veniva proprio sì, doppiato e passato proprio a macchia d'olio. Sì, e mi sono trovato un po' a scontrarmi e dire sì, c'era da parte loro l'intenzione di affidarsi a una persona come, o comunque un'etichetta che sapesse pubblicare un vinile di qualità. Perché comunque anche quello aiuta tanto a cioè, mandare in stampa un vinile è più difficile che mandare in stampa un CD. È molto più, cioè, non molto più difficile, però è più impegnativo e più difficile. Quindi spesso capita che, appunto, sempre tornando al discorso dei numeri, un altro dei motivi per i quali affidano anche i miei dischi per il dire, i vinili è per il dire già è difficile, sono numeri che comportano un alto rischio. In più, il mandare in stampa con un risultato di qualità è difficile, è un po' più difficile
lo diamo a qualcun altro, mi affido a questa persona che ho la garanzia, visto le cose che ho visto e la qualità di rischi che sta facendo, una garanzia che il prodotto venga risulti di qualità. Anche perché poche copie in vinile necessita di qualità. Perché il CD, sì, diciamo che al giorno d'oggi esiste la musica liquida ed è rimasto sia il CD ed è tornato il vinile. Però è anche vero che, se fate caso, i CD, soprattutto anche all'estero, i CD vengono sempre fatti sempre di più, cioè il CD o anche il CD con l'edizione deluxe, con il libretto, il doppio CD e il DVD, proprio per invogliare l'acquisto. E il vinile deve essere fatto in un certo modo, deve essere almeno come facciamo noi, 180 grammi, che è più spesso e comunque è sinonimo di qualità, si sente meglio. Deve rispecchiare dei prerequisiti di qualità e anche senso. Nel senso, o ascolto musica liquida, o se devo comprare qualcosa, compro qualcosa che abbia un senso da comprare. E quindi, tornando al discorso della musica, questa chiamiamola gang hip hop degli anni 90, si è appassionato alla cosa, però effettivamente parlavo con Tommaso Colliva dei Calibro 35, con il quale ho un rapporto diretto di lavoro, perché ho fatto tutti i dischi di Calibro, e lui è molto appassionato di pop, e parlando insieme ho detto: guarda, ha senso creare un filone a parte, perché per un disco come Fastidio di Caos, che pubblicheremo a settembre e avrà delle vendite molto sostanziose, me lo auguro, ma credo, non ho quasi anche a, sono abbastanza sicuro, tutto può succedere, però auguriamocelo. E non è bello vedersi nel sito insieme ai Marlene Kunz, cioè non ha senso come cosa. Allora bisogna capire, cioè, per me è tutto un filone, nel senso è tutto un catalogo, quindi tipo esiste il catalogo rock, come, però per una persona che deve fruire dal mio sito deve acquistare, deve avere un po' idee chiare, cioè voglio che i Colori del Fomento siano in una pagina e di fianco ci sia Caos, e di fianco Ice One, di fianco tutta gente di quel mondo lì fondamentalmente. Quindi si crea anche una necessità sia mia a livello logistico e pratico di catalogo, ma anche di rispetto nei confronti dell'artista, necessità di dividere dei vari filoni, delle varie serie. Ed è per questo appunto che adesso stiamo lanciando questa serie che partirà a settembre, dedicata a questi dischi culto dell'hip hop anni 90, o comunque dischi culto dell'hip hop, ecco, cioè magari se ci sono anche dischi nuovi da inserirci, perché no? E un altro argomento che mi ha colpito e che sul quale, diciamo, abbiamo marciato bene, e è un po' controverso come argomento, è il pre-order, nel senso che fondamentalmente il mercato discografico è un mercato povero, cioè nel senso non povero, però sì, non è, è un mercato di sopravvissuti fondamentalmente, di sopravvivenza, e soprattutto al giorno d'oggi. E quando mi trovo spesso con, sempre, voglio dire, io pubblico i dischi, li do al distributore, il distributore li dà ai negozi, i negozi pagano il distributore a 30 giorni, in quel momento lì il distributore mi fa la fattura a me, quindi i soldi neanche per viverci, perché non è il mio impiego primario, però i propri soldi per mantenimento li vedo sempre, sempre in ritardo. E un conto sarebbe avere un disco al mese e dici: ok, una volta che mi abituo al ritardo poi parte la ruota e va, però ci sono momenti tipo nell'ultimo mese dove ho 7 opportunità e dico, cioè non ha senso che dica no alle altre 6 e ne faccio una sola, quando sono tutti dischi che possono vendere e che incrementano il mio catalogo, incrementano il nome d'etichetta, il mio lavoro, e soprattutto mi diverte farli e ha senso farli, perché c'è anche di base un guadagno, quindi una crescita dell'etichetta, ha senso farli e non ha senso rinunciare a questa pubblicazione. Allora, come possiamo fare? L'idea era, cioè, uscire con i soldi da investire. Io personalmente non ne ho e non avevo la possibilità nemmeno di trovarli. Allora, abbiamo giocato sul collezionismo fondamentalmente, e sul che non mi piace, nel senso, è una cosa che a noi fa comodo, perché comunque ci permette di andare avanti. E solletica la voglia dei collezionisti, perché, anzi, diciamo che entusiasma il collezionista, però c'è tutta una serie di circostanze per le quali dopo il disco, a distanza di parliamo
Cosa intendo? Intendo stampare 500 copie o 1000 o 300 numerate a mano e già quello crea la particolarità. E io dico 200, una percentuale di queste di solito se ne faccio 300, 100, se ne faccio 500, 200, se ne faccio 1500. Queste piccole parti le facciamo in vinile colorato, o comunque adesso le facciamo con il centrino diverso, o comunque una particolarità. Quindi in copie numerate a mano, che sono già comunque, hanno, comunque possono acquisire un valore, alcune sono colorate, e noi le mettiamo in pre-order. Quindi diciamo, il disco dei Master di Coda del Fomento esce ufficialmente il 28 marzo, noi però lanciamo l'annuncio a fine, di solito un mese e mezzo prima, e le prime 500 copie sono in vinile colorato e le trovate qui ad esaurimento stock. E questa cosa spesso aiuta, perché prima magari dal sito potevo fare 10 ordini, 20, perché magari uno dice ma vado, è distribuito in tutta Italia, vado a prendere dal negozio così mi evito anche da star lì a giocare su, cioè a comprarlo su internet. Adesso invece tipo c'ho ordini 20. Sono sempre le ultime. Come? Le ultime No, le prime, cioè tipo dalla 1 alla 200 sono colorate, colorate e numerate, proprio è il massimo, cioè sì. E dalla 300, dalla 201 alla 500 sono nero. E solo di questo ha giocato cioè, allora, è stata sicuramente una fonte di salvezza perché riesco a fare tutte queste produzioni stando sui pre-order, perché comunque la gente chiaramente compra perché ha paura di trovarsi senza. Io mi sono trovato con situazioni al limite del credibile, perché con i Code del Fomento c'era gente che comprava 40 copie. Cioè, piuttosto senti il distributore e ti fai fare il prezzo da negozio, che lo paghi decisamente meno, cioè pagando cifre incredibili, perché c'era proprio il culto su questo disco. Adesso questa cosa la risolviamo perché la mettiamo. Diciamo che questa cosa ci ha aiutato perché comunque ha portato alla nostra sopravvivenza, cioè dire ok, sostanzialmente noi riusciamo ad andare in produzione e pagare già la produzione. Quindi i soldi che vengono in più, gli utili che possono servirci per tornare in produzione, anche se arrivano in ritardo, comunque noi abbiamo i nostri fornitori pagati, quindi non abbiamo problemi di pagamenti, cose, quindi diciamo che è una macchina che gira. I soldi in più che possono aiutarci a crescere, a sistemare, anche se siamo in ritardo, giochiamo su un ritmo, stiamo cercando di prendere un ritmo sul ritardo. Però intanto la produzione è garantita facendo questo, quindi a noi è sicuramente fondamentale. E è divertente perché comunque è bello vedere comunque che la gente è appassionata e vuole magari arrivare a avere la copia, però chiaramente essendo limitato per forza di cose e ovviamente lascia tante persone insoddisfatte, quindi comunque tante persone che non riescono a comprarlo e lì fa parte del gioco. La cosa terribile che fa comunque parte del gioco, ma che comunque non faccio fatica a tollerare, è il fatto che esce il disco dei Coda del Fomento o dei Massimo Volume il primo del mese, è già sold out perché magari, cioè, le copie limite sono già sold out, esce il primo del mese, dopo 2 settimane lo si trova su internet o nei negozi a 90 euro o su internet a 150 euro. E quindi quello è un po', fa un po', mi miro, cioè è un po' una lucrare proprio, sì, è proprio un lucrare sul formato, comunque, e di conseguenza sul disco, cioè perché cioè, dico, posso, come? Ci fanno un Eh rincaro. sì, assolutamente, cioè, ma un ricaro senza senso, cioè il box di CSI l'ho visto a cifre che non hanno senso di esistere, cioè io lo vendevo ai negozi a boh, 60 euro, che era il prezzo onesto, diciamo, perché comunque erano tutti 180 grammi, erano 5 dischi ma due doppi vinili, quindi erano 7 vinili, un libro, cioè era curato all'estremo. E l'ho visto veramente venduto a distanza di pochissimo a prezzi esagerati. Fa parte del gioco, cioè. Teoricamente tu la produzione non l'hai finita, se tu volessi ristamparli quei dischi. Allora, se io volessi stamparli, sì, potrei ristampare, dipende da quali dischi ho, nel senso che se il master è. Esatto, qua questo capiamoci su come vado in stampa io. Io non detengo nessun master, cioè nel senso che io appunto, in quanto etichetta di formato, io prendo il master, garantisco tot vendite, le garantisco a me stesso e a chi mi dà il master e vado in produzione. Io non, 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 in questo caso
a monte, prima ancora di qualsiasi scelta, mi interessa quel disco, la prima cosa da fare è capire di chi è il master, perché in base di chi è il master ci sono regole diverse. Allora succede che le possibilità sono che siano in mano alla band, cosa che attualmente succede, soprattutto con Tempesta, che proprio per scelta lascia il master in mano alla band, che è una scelta onesta a livello, cioè culturalmente onestissima, è molto la condivido in pieno, perché comunque è una scelta che a loro probabilmente potrebbe portare più guadagno avere il master, però è una scelta molto genuina, non so come dire, è una scelta che permette, lascia vivere, non so, la band, perché comunque la tutela a livello di lavoro che gli sta alle spalle, però il master rimane loro. E questo l'ho capito proprio adesso che sto lavorando anche con le major. Cioè, il valore del lasciare il master alla band, il rischio anche forse, comunque. Però a livello di salvaguardia della passione musicale o comunque della sopravvivenza musicale è importante. Perché, tornando al discorso di prima, o c'è la band o c'è una major o c'è un'etichetta, un'altra etichetta. Allora io ho visto situazioni dove la major, tipo tutti i dischi di massimo volume, adesso con i Marlene Kunz, i CSI, sono tutti quanti della Sony. Scusa, di Universal. E io mi trovo in situazioni imbarazzanti, nelle quali io chiudo il contratto con Universal mi conosce perché ho un trascorso di uscite che garantisce, cioè, dà una certa credibilità e garanzia, affidabilità, e quindi ho chiuso un conto, spesso, cioè, io voglio un disco, chiedo al mio referente di Universal, dice sì, ok, c'è, capiamo un attimo, bene o male, come gestirsi le royalties, cioè quanto devo dare a loro per questa operazione. Essendo poche copie, non c'è rendicontazione a disco venduto. Se facessi 5.000, potrei dire: ok, ti pago ogni 100 copie vendute, oppure ogni copia venduta ti do la tua percentuale. Qui invece pago subito, oppure un fee, una stecca, diciamo. E io dico che garantisco 500 copie di vendita. Loro mi dicono quanto vogliono a copia, che varia, può essere da 1 euro a copia a un 20% sul prezzo di distributore, cioè dipende un po' anche dal titolo. Io capisco se mi può andare bene, capisco l'interesse delle persone, glielo do subito, cioè, do subito, garantisco la cifra completa e la pago a 60 giorni, quando è, non c'è mai particolare urgenza, però è come se io garantissi, cioè se anche ne vendo due, comunque loro non hanno rischio di impresa, quindi tipo hanno tutto quanto, quello con le major, uguale con le etichette. Con le etichette però si ha un accordo un po' più favorevole alle volte, tipo può essere un po' più economico rispetto a una major, e soprattutto magari l'etichetta che magari segue la band di turno che gira, o comunque ha uno store, un e-commerce dedicato, alle volte la gestisco come la band, che gli do le copie da vendere. Perché con la band di solito do il 10% della tiratura, di ogni tiratura, che sia ristampa, anche ogni ristampa, gratuita. Questo è l'accordo che si fa. Pago tutto, grafiche, produzione, tutto, SIAE, e do il 10% a loro. E questo con le band, fondamentalmente, dove non c'è major di mezzo. E quindi, se voglio ristampare nel mio catalogo, decido di ristampare qualcosa, devo andare a capire, cioè devo vedere in base a chi detiene il master. Se ce l'ha Universal, si può fare, l'ho fatto con i CSI perché il box l'abbiamo fatto in 400 copie, dopo altre 300, ed è andato, cioè, e ha mantenuto la stessa licenza. Non è così scontato, nel senso che, e soprattutto se avendo una licenza alta, non è che dicono ok, a ristampa il rischio è più alto perché non c'è la foga iniziale, quindi magari abbassiamo un po' la licenza, non so, non è che, quindi è un po' rischioso. Potrei ristampare tipo i titoli di massimo volume o di Marlene Kunz, sono andati via molto in fretta, quindi comunque anche fossero altre 300-500 copie andrebbero via nel giro di qualche mese. Però è un po' più brigo, cioè un po' più bisogna fare un po' più attenzione su quella questione lì. Mentre invece su copie delle band o di etichette con le quali il rapporto è molto più amichevole, è più diretto, è molto più fattibile. Anzi, addirittura, purtroppo, spesso si sottostima il disco. Cioè, è preferibile sottostimarlo che sovrastimarlo nel vinile.
Nel CD è diverso, nel CD chiaramente conviene fare 1000 copie e piuttosto se ne rimangono 300 in casa, che va benissimo. Il vinile, se ne fanno 1000, conviene sì perché costa meno la produzione, però, come dicevo prima, è varia, nel senso è preferibile pur essendo sconveniente, quindi infatti per farvi capire quanto è intricato il mercato sul vinile, ed è per questo che molti, cioè la maggior parte della gente si affida a me, perché me ne smazzo io queste cose. È molto intricato perché bisogna, cioè se ne fanno, cioè è preferibile fare prima 500 copie e poi eventualmente ristamparne altre 300-500, però chiaramente non è preferibile a livello economico, sarebbe molto più vantaggioso fare 1000 copie subito, 800 subito. Però alle volte può essere un rischio perché non si sa come possa essere preso un disco. Cioè, si può, adesso ho già chiare le cose, però soprattutto anche negli ultimi anni, dove il disco può prendere una piega completamente diversa, funziona il... Ad esempio, mi viene in mente l'ultimo disco di Massimo Volume. Era uscito, io ho sentito subito, per regolarmi, ho sentito la Tempesta, che no, Venus, che aveva fatto, il distributore aveva fatto il vinile del disco prima. Io ho chiesto quante ne avete fatte, guarda, ne ho fatte 700, cioè, non so, 500 vendute, dopo una ristampa da 200, cioè, ok, siamo su 700 copie. Sento il mio distributore e mi dice, guarda, questo 2-3 anni fa quando era uscito, le cose sono un po' peggiorate nel frattempo, quindi facciamo così, stiamo sulle 500 copie e semmai ristampiamo. Solo che in realtà non è andata così, nel senso che le 500 copie sono state via in un secondo, quindi siamo trovati con la band che non si è trovata con la data a Bologna, era senza vinili, e soprattutto è difficile spiegare alla band che ci sono queste questa dinamica. Non è come il CD che te ne stampo 5000 e ne riparliamo quando le finirai. Su quel vinile bisogna proprio giocare, stare proprio attenti alla tiratura, proprio attentissimi, e soprattutto al giorno d'oggi, cioè se si va al banchetto in concerti, se si va al banchetto di un gruppo e c'è il vinile, è un'eccezione, non è la regola, perché dopo magari molte band dicono per quella data lì saremo senza vinili, magari il disco è uscito da 3 mesi, siamo senza vinili, che facciamo una brutta figura. Faccio, guarda, no, perché nel senso io non posso garantirti sempre i vinili ai banchetti, perché dovrei avere una tiratura veramente, cioè dovrei rischiare un po' di più. Ed è un rischio che io gioco su numeri veramente stretti, non ho il disco che mi fa guadagnare, può star sereno per i prossimi altri, su numeri stretti, quindi rimane comunque una sì, di nicchia, cioè il vinile è tornato, ma è tornato che se vado al banchetto o se ho una band al vinile è perché ha dei numeri particolari, o comunque perché è una particolarità. Il CD tutti, cioè nel senso quando si fa un disco, cioè quando si va in giro a suonare, ormai tutti i dischi, tutti i gruppi hanno il CD, ormai da sempre, insomma dagli ultimi dati. Il vinile è più facile da trovare i banchetti, ma rimane pur sempre una particolarità. Insomma, se vado a un banchetto di una band c'è il vinile, dico, beh, è una particolarità, cioè, bello, c'è anche il vinile. Parlo sempre di questa frangente, cioè, non parlo del mondo punk hardcore, comunque del mondo delle culture underground, dove comunque il vinile è sempre rimasto. E quindi sì, anche la ristampa è sempre da ponderare. Adesso stiamo pensando di ristampare i primi dischi di Calibro, che avevamo già ristampato, cioè farne altre 300 copie. Non è così facile perché può essere un rischio grosso, anche se magari la band dice, te ne garantisco che 50-100 copie le do via, però è molto molto difficile. Preferite cadere nel mercato sui dei dischi? Sì. Con un sacco di soldi. Esatto. Al pubblico che prezzi, però. Come? A che prezzi vanno dal mio sito, cioè ma ora abbiamo iniziato, ho iniziato io, al tempo ero molto, cioè mi piaceva farlo, l'importante era non andarci sotto, però cioè tipo piuttosto mai ci mettevo anche dei soldi del mio stipendio dell'altro lavoro, però volevo fare queste cose e tenere i prezzi tipo non so 15 euro vinile, tutto incluso. Nel momento in cui il box CSI ha portato a sforare alcune dinamiche finanziarie dello Stato italiano, che non è per niente d'aiuto, diciamo, come immagino sappiate, a livello di impresa, e trovarmi a dover pagare l'IVA, insomma, tipo dover pagare l'IVA regressa che non avevo messo, per insomma una serie di circostanze, cioè mi sono trovato in questo momento, in questi ultimi mesi, quest'ultimo anno, che anche per fortuna ho dovuto stabilire l'azienda in maniera un po' più strutturata, un po' più regolare,
e lì siamo sui 15 euro più IVA, cioè ho ottenuto i 15 euro, ho dovuto applicarci l'IVA, quindi comunque sui dischi siamo sui 18 euro, 19, proprio alcune volte adesso ho differenziato anche i colorati dai normali, magari di qualche centesimo, giusto per giustificare un po' la cosa. Diciamo che siamo sui, stando larghi, sui 18-19 euro, parlo di vendita diretta dal mio sito, il disco singolo 180 grammi, di qualità, per il disco singolo e sei sui 23, per il doppio vinile 180 grammi, 23,50 tipo. Questi sono un po' i prezzi. E sono prezzi comunque onesti, perché comunque... Chiaramente dopo uno dice, ma io ho visto dall'America il disco nuovo del gruppo che costa 14 euro. Cioè, sì, perché magari hanno stampato 10.000 vinili. Allora, 10.000 vinili, uno tipo costo di produzione ammortizzi tantissimo, magari ti costa 3 euro a copia, allora sì, te lo faccio anch'io a 12 euro un vinile. Perché comunque il guadagno che mi permette di mantenere l'etichetta ce l'ho comunque. E quindi... Poi vi racconto una cosa curiosa, cioè una cosa successa, curiosa, che saprete solo voi, diciamo, i pochi intimi, dopo fatemi fare una pausa dopo che fumo una sigaretta. È una particolarità che è successa, sono incidenti in percorso che succedono, che però con il passare del tempo poi si ricordano con gioia. Che praticamente decidiamo di ristampare tutti i dischi, cioè abbiamo fatto uscire il penultimo disco di Calibro 35, è andato molto bene e il produttore loro ci chiede appunto di diventare il riferimento per tutti i vinili. In quel momento lì Calibro erano decisamente esplosi, cogliamo l'occasione, ristampiamo i primi due dischi e tutto qua. Decidiamo di farli uscire con questo formato, essendo loro molto legati all'Italia anni 70, hanno deciso di farli uscire in questo box pizza, proprio il box della pizza da sporto, che abbiamo anche all'inizio lo utilizzavamo anche per spedire i dischi, no? E beh, comunque costava poco, era pratico, è perfetto, lo facevamo negli anni 70, cioè, comunque è una cosa risaputa, solo che l'abbiamo utilizzata noi per praticità, perché comunque costava pochissimo, i dischi arrivavano intatti, e bisognava stare lì a scocciare giusto per avere la garanzia che non si aprisse. E comunque mi ha deciso di fare questa uscita proprio allora, di fare questo box pizza dove telefona a tutti i vari fornitori di box pizza e di scatoloni della pizza per farli apposta con il logo, con la copertina, con tutto quanto. È stato un delirio, perché dopo trovare che si facesse solamente 500 copie, perché chiaramente loro avevano numeri minimo 4.000, solo che facevo. Magari anche i prezzi erano anche buoni, nel senso, però con 4.000 box pizza cosa ci facevo? Cioè, tra l'altro fossero generici potevo rivendere le pizzerie, però con quel logo con la copertina dei Calibro 35. E comunque mi ha fatto uscire questo box, che è andato chiaramente molto bene, però la particolarità è che in queste ristampe c'era una compilation di B-side che hanno fatto, che si chiama Rare, ovvero già in inglese raro. E come copertina c'ha, non so se avete visto, la bottiglia del J&B, solo che anziché scritto J&B c'è scritto 35. Idea fissa, idea bella, nel senso, poi per loro perfetta. Poi al tempo per lanciarlo avevano addirittura fatto anche proprio le mini bottiglie con... cioè l'idea bellissima. Chiaramente il disco però era uscito in CD, era uscito un po' ai concerti, non è mai uscito in distribuzione. Cogliamo l'occasione per fare il vinile, e in quel momento lì il nome chiaramente gira, il disco è comunque uscito, come è stato considerato come l'uscita ufficiale per Tanner Records quel giorno, perché prima era sempre uscito in CD e solo ai concerti. E succede che esce il disco, esce la compilation, il box, finiscono tutti. A distanza di qualche mese io mi sveglio una mattina e mi trovo tipo una lettera citato in giudizio al tribunale di Torino, e dico, sbianco, dico cosa cazzo è successo. E avevo preso la lettera, ho scappato, dovevo andare al lavoro. Prima ancora di aprirla mi scrive il grafico che con me aveva curato tutto il box, tutto quanto, e mi scrive: hai letto la notizia? Faccio cosa? Siamo stati citati in giudizio, siamo nella merda. Dico, perché è successo? Apro e praticamente la Diageo Group, che è questa macro società a cui fa capo la Baileys, J&B, Jack Daniels, comunque ci ha fatto causa per la copertina. E questo per spiegarvi che, beh, al di là di dopo si è risolta
abbastanza, anzi, si è risolta benissimo rispetto a come poteva andare. Si è risolta che abbiamo preso un po' paura, abbiamo pagato cioè, lei ha detto vogliamo ritiro del mercato immediato, avevamo fatto sold out, quindi il pericolo non c'era, nei negozi non c'era più perché erano tutte finite, quindi va bene così. E un pagamento proprio, cioè si è resa conto, abbiamo giocato un po' sul, cioè, detto, guarda, 500 copie in tutta Italia, avessimo fatto il disco di Ramazzotti, ok, ma 500 copie in tutta Italia, e allora bene o male hanno capito, è stato un pagamento di poche centinaia di euro, insomma, comunque pare, se non mi ricordo, comunque una cosa non impegnativa, tra l'altro suddivisa, perché comunque l'idea, cioè non era tutto a carico mio, è stata una cosa un po' divisa. Ed è finita, ma questo evento per spiegarvi come il collezionismo è malato, in quanto subito si era pensato di fare un comunicato per spiegare un po' la cosa, anche per dare un po' di divertimento, non so, ai calibri, cioè, era una cosa divertente, cioè, è finita bene, quindi una cosa divertente, poi in realtà si è pensato che utilizzarlo per promozione diventava una cosa un po' antipatica, un po' spiacevole, anche visto come si è risolta in maniera, visto anche la disponibilità, diciamo, da parte di questa azienda di non rovinarci, fondamentalmente, perché avrebbe potuto volendo. Ed è rimasta comunque l'idea, che comunque c'è anche adesso, ma chissà quando verrà realizzata, di fare la ristampa di quel disco, perché necessiterebbe di ristampa, con la copertina uguale, solo che il sagoma della bottiglia è fatta in tutta nera praticamente, o comunque censurata. Questa è l'idea, perché abbiamo visto che comunque, se sappiamo, c'è la certezza, visto che comunque i Calibro hanno uno zoccolo di fan che acquista tanto il vinile, ed è un genere musicale che è molto valorizzato dal vinile, e quindi c'è i collezionisti, cioè i prezzi comunque sono abbastanza variabili, nel senso che comunque col tempo crescono i dischi dei Calibro, quelli soprattutto quelli che non si trovano, e abbiamo comunque la certezza che se facciamo uscire 500 copie fatte in quel modo lì, le 500 copie con la copertina originale, chiaramente se esce la copertina nera verrà spiegato a grandi linee cosa è successo, e nel mercato del collezionismo del vinile chi ha le altre copie scheggia proprio, cioè i prezzi scheggiano con le copie colorate di dischi usciti, cioè, poi l'assurdità tra l'altro è che non c'è più, cioè questa follia per il quale non sono i dischi vecchi a essere venduti a, cioè capisco, non so, la prima stampa del disco, che ne so, degli Area, capisco, in vinile, capisco che al giorno d'oggi tenuta bene debba valere, cioè è giusto, nel senso, cioè giusto, può aver senso. Però c'è questo ritorno di persone nuove, neo affezionati al vinile e vecchi collezionisti che si uniscono insieme, secondo me mi dà l'impressione che è come che non si capisse più bene la situazione, per il quale io faccio uscire magari copie limitate, perché comunque a me conviene a livello di impresa stare su 500 copie, perché la richiesta è quella. Però in quanto 500 copie di gruppi anche magari un po' conosciuti vengono vendute, e di queste faccio le copie colorate per il motivo che ho detto prima, per una questione di praticità nell'andare in produzione, e solo che la gente le compra e a distanza di 2 settimane le vende a 100 euro, che non ha senso, dire, è uscito 2 settimane fa è a 100, cioè, ho visto il massimo volume erano 90 euro, il codice del fomento a 150, cioè, che boh, online anche in negozio Bologna c'erano 2 copie ancora in celofanate dei due dischi vecchi di massimo volume, e mi ha scritto diverse persone che erano a 90 euro, e magari scrivono a me dicendo, ma ti senti un po' lucrato, insomma, e così, ma cosa posso farci? Io ci ho pensato anche a mettere, come faceva una volta, non pagate più di 20 euro, però nel momento in cui si crea la richiesta, cioè se nel momento in cui uno vuole il disco dei Verdena in vinile trasparente e non c'è più in giro, e io ce l'ho con scritto 20 euro, non pagare più di 20 euro, però ce l'ho e te lo vendo, ti dico io però ne voglio 80, se non te lo do, quel bollino lì non ha neanche più valore, cioè ha valore nei negozi, però nei negozi, cioè comunque le copie colorate finiscono, cioè considerate che di 200 copie, parlando di massimo volume, e comunque sui vinili ho visto che hanno un buon riscontro, di 500 copie io ne faccio 200 colorate. Per non inimicarsi i negozi indipendenti, perché comunque sono i negozi a cui, comunque essendo cresciuto anche nei negozi e
avendo sempre più il desiderio nostalgico di tornarci per comprare, perché è la forma di acquisto musicale più bella che esiste, e anche se io comunque compro da online, e tuttora il sito della Tanner Records sta diventando tra un mese un e-commerce un po' dedicato a tutti i vinili italiani, però comunque rimane la forma di acquisto, di fruibilità del disco migliore. Quindi comunque quando il mio distributore mi rende partecipe di alcune lamentele o anche gratificazioni da parte dei negozi di dischi indipendenti, sono molto molto attento io alla cosa. E anche per il Record Store Day, cioè, che è un discorso che faremo tra un attimo. E quindi tipo io potrei tranquillamente vendere le mie 200 copie dal sito, ci guadagnerei molto di più, sarei anche più felice, perché comunque sarei più sereno a livello di produzione e di uscita del disco. Però per non far sì che il negozio poi dica che loro si fanno le copie per loro e magari ci rimangono male, insomma, anche per aiutarli, nel senso, perché comunque la copia colorata, se va nel negozio, vanno via in fretta. Quindi di solito di 200 copie io ne metto da tra le 70 e le 100 disponibili nel mio store del sito, 30 alla band nei negozi, e 70 le tengo per i negozi, che sono comunque poche, nel senso che giustamente devono essere poche, però diciamo che si accontentano i negozi quelli più affezionati e più legati a, che condividono con noi un po' questa crociata del ritorno del vinile, insomma, del, ma più che del vinile, proprio della qualità. Distribuzione, cioè quali negozi. Le copie colorate difficilmente le trovi alle Fnac, beh, Fnac no, comunque nelle grandi catene non le trovi. Le trovi nei negozi di dischi, proprio quelli indipendenti, quelli. Non fate miscelazione per il materiale per la prima. Come? Tipo a sorteggio, tipo che miscelate tutto il materiale, quello che si trova si trova. Ma per i negozi dici? Sì, in genere. No. Cioè, proprio le copie colorate finiscono in Ah no, scusami, no, noi diciamo questo giorno qua esce questo disco, questi qua sono i due link per preordinarli, copia colorata, copia normale. C'è molta gente, i veri appassionati, veri appassionati e non collezionisti, comprano la copia nera, anche se è disponibile quella colorata, perché dicono, cioè, perché la copia nera suona meglio, ma per proprio gli audiofili, proprio quelli, cioè, nel senso, per... Per un motivo sì, tecnico, adesso non per una questione di materiale, suppongo, cioè il vinile è proprio nero, non lo so, è proprio, non mi sono mai addentrato troppo, perché dopo lì parte una questione di audiofila ben importante, cioè, però ecco, i veri opi di orecchio attentissimo, cioè quando io mi vedo, metto fuori due link, colorato e normale, e vedo che arrivano ordini in quello nero, bene o male le persone sono sempre quelle a cui devo mandarle, e sono proprio quelli veramente appassionati. Dopo, una volta che io vendo le mie copie dal sito, le mando tutto al distributore, e dopo il negozio può ordinare, non so, io voglio le copie colorate, poi il distributore gli fa, guarda, io posso dartene solo tre, perché non 70, devo contare tutti, ne ho solo tre, ora dammene tre colorate e 10 nere, quindi comunque... Sì, mi scegliano comunque, sì, non è che ai negozi arrivano solo colorate e altre solo nere, vengono divise, perché comunque devono cercare di accontentare un po' tutti. E anche lì è sempre un equilibrio, bisogna sempre stare un po' in equilibrio, a capire un po' come non inimicarsi, cioè, è indubbio che quando fai copie limitate, soprattutto di gruppi conosciuti, qualcuno rimane a bocca asciutta, e quindi qualcuno ti scrive, ah, cavoli, avrei voluto, oppure tanta gente, uscita da una parte una copia, cioè, guarda, se abbiamo 1000 uscite, insomma, c'è il link, devi comprarla, cioè, le volte si fa veramente fatica a starci dietro, però sì, a noi comunque funziona, cioè, è utile per il momento fare questo tipo di separazione, comunque di distinzione tra le edizioni. Facciamo una pausa. Vai.